bene, siamo? È stato intitolato alla memoria di Giuseppe Riccio, il giovane 26enne rimasto ucciso il 17 dicembre 2005 quando un gruppo armato di spranghi di ferro e mazze da baseball fece irruzione nella pizzeria Donna Amalia di Calata Capodichino per dettare la legge della camorra. L'immobile di via Mantonene, confiscato alla criminalità organizzata e conferito dal Consorzio Sole all'associazione COPS, Circolo Operatori Polizia di Stato. La cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris, del prefetto di Napoli Gerarda Pantalone, del questore Guido Marino, del direttore del Consorzio Sole Lucia Rea, dei vertici delle forze dell'ordine e dei rappresentanti di Libera, delle associazioni dei familiari delle vittime innocenti della criminalità. Ma soprattutto era presente lei, Maria Ferrone, che quella sera di 10 anni fa rimase vedova con un bimbo di soli 17 mesi. Questa è una grande soddisfazione sia per me che mio marito, innanzitutto per mio marito e poi per mio figlio, che oggi ha 11 anni a giugno e quando è successo il fatto teneva appena 17 mesi, quindi il ricordo del padre è proprio vago. Questa è una bella cosa perché essendo che poi noi abitiamo pure qua vicino, cioè la cosa che mi soddisfa è quando poi mio figlio passerà e vedrà il nome di suo padre, è una cosa molto bella. Quindi sente oggi le istituzioni comunque vicine? Sì, sì, ma io le ho sempre sentite le istituzioni vicine, non è che le ho sentite sempre. Per Luigi De Magistris, sindaco della città metropolitana, ente capofila del Consorzio Sole, è un giorno importante. Una bella giornata, perché non solo restituiamo questo bene al territorio come abbiamo fatto nei giorni scorsi, ma lo facciamo nel ricordo di un ragazzo, Giuseppe Riccio, che nel dicembre del 2005 fu barbaramente ammazzato da mani criminali. Un bene confiscato, sottratto alla camorra e dato al popolo, alla gente per bene e soprattutto ai giovanissimi, per la cultura, lo sport, la ricreazione, il tempo libero e l'aggregazione contro ogni forma di criminalità. Ha posto l'accento sul concetto di normalità il questore Marino. Un doppio segnale di normalità, cioè a dire, ricordare una vittima innocente a quasi 10 anni dalla sua fine, poco più che ventenne. E soprattutto ricordare a tutta la comunità che questo bene ha ritrovato il posto che doveva avere. Francesco Norelli, il presidente dell'associazione del Circolo Operatori Polizia di Stato, che cosa ne sarà di questo bene e a chi sarà rivolto? Allora, questo bene sarà fruibile per i cittadini, sarà rivolto soprattutto ai ragazzi, ai giovani, ma anche alle persone più anziane. Stiamo organizzando, stiamo strutturando un calendario di attività per fare in modo che la struttura sia sempre disponibile, partendo la mattina, ospitando magari delle persone anziane che possono fare un po' di ginnastica, possono fare un po' di attività motorie, seguita chiaramente da personale qualificato. E il pomeriggio vogliamo fare in modo che ci siano i ragazzi del territorio, ovviamente un'attività che verrà fatta di concerto innanzitutto con le istituzioni, quindi con la municipalità, con le scuole della zona, con la parrocchia o le parrocchie, e faremo in modo che ragazzi che magari hanno delle situazioni familiari un attimo più particolari, più difficili, abbiano un punto di riferimento anziché trascorrere il loro tempo in strada, essere quindi facile preda di tentazioni, di persone insomma che chiaramente hanno interesse a rivolgere le loro attività altrove, di fargli fare sport. Voi siete comunque un'associazione di poliziotti, come risponde il quartiere al vostro invito? Beh, il quartiere risponde bene, solitamente le persone sono abituate a vederci in divisa, abituate a vederci nelle macchine con i colori d'istituto e magari i ragazzi ci vedono con un po' di timore, iniziano a vederci adesso in una maniera diversa, come dei padri di famiglia, come delle persone normali quali noi siamo.